Emil Group quest'anno si presenta al Cersaie con i suoi 4 brand commerciali e una new entry, il brand Level, è una linea di prodotto delle grandi lastre. La bellezza di queste grandi lastre si mostra in tutto il suo splendore nell'allestimento che abbiamo realizzato, dove abbiamo voluto dimostrare che benché il materiale è rigido, in realtà possono essere modellate e plasmate in maniera molto semplice e da creare elementi arredativi, elementi di design molto interessanti. Per quanto riguarda la ceramica tradizionale, invece, Emil Ceramica continua i suoi investimenti in tecnologia e in processi innovativi di produzione che si manifestano soprattutto nella collezione di Provenza Terracquea. Due anime, terracotta e terracotta smaltate. La novità di questa collezione sta nell'aver prodotto in vigna la smaltatura delle maioliche, sono sempre state realizzate a terzo fuoco o artigianalmente. Sempre in Provenza lanciamo la collezione vulcanica, è una collezione anche questa di due anime, si compone di una pietra lavica e di una decorazione raku, presenta una novità perché si riesce in digitale a realizzare una superficie traslucida grazie all'inserimento in superficie di materiale opaco e lucido insieme, quindi l'effetto che si ha a livello della lavorazione della decorazione è interessante perché ha un effetto cangiante traslucido molto interessante. Le grandi superfici sono anche state introdotte nel brand Ergon, che è il nostro brand tecnico fondamentalmente, è un brand che si rivolge alla progettazione. Introduciamo due importanti collezioni, una collezione di granito, la Grainstone, che mette insieme una grana grossa e una grana fine a creare un contrasto visivo molto interessante. Insieme alla Grainstone introduciamo la V-Touch, che è una collezione di 6 legni, anche questi ottenuti in formato 20-120 e 22,5x180, quindi anche questi ci danno la possibilità di spaziare dall'interno all'esterno, a pavimento e a rivestimento, con grandissima semplicità. Collezione Yaki del nostro brand Viva è una collezione di legno di cedro che viene sostanzialmente bruciato e dopo trattato con un processo di spazzolatura, di sabbiatura, e quindi la superficie acquisisce colorazioni diverse ma anche un effetto craquelé molto interessante. È un processo di lavorazione antico che viene utilizzato in Giappone per rendere il legno più duraturo, più forte, e questa collezione celebra la Sosujiban, che è questa tecnica giapponese, proprio per evidenziare la bellezza del legno anche quando viene trattato e bruciato. Per il brand Emil Ceramica quest'anno abbiamo inserito 5 nuove finiture di marmo alla collezione di grande successo Tele di Marmo, chiamandola Tele di Marmo Reloaded. Un Calacatta Gold, un Onice Klimt, un Fossil Brown, un Marfil e un quarzo con un complemento di decori molto intenso, costituito dal battuto di listelli, un seminato di tessere e le doghe che rendono il marmo molto più moderno, molto più innovativo ed ideale per l'architettura che ci richiede qui oggi una rilettura di un materiale nobile appunto come il marmo.